Un saluto a tutti da RC LG Passione Motori, un saluto anche da Fabio dietro la telecamera come al solito. Stasera serata particolare, perché? Perché siamo, come vedete, in configurazione unboxing e quindi modellismo, un unboxing molto particolare perché andremo a vedere da vicino la Arma Infraxon 6S BLX. Arma Infraxon che nasce per quale motivo? Qui va fatto un attimino un preambolo. Nasce per andare a dar fastidio, a dar noia, a grattare le mele a cosa? Alla Traxxas X1, auto che è diventata storica nel mondo del modellismo. Perché? Perché sono auto, fondamentalmente anche questa qui, da sparo, ma Traxxas è stata la prima ad uscire ed è stata un'auto che ha raggiunto i 160 km orari, che non sono pochissimi, ahimè. È un attimino brigoso per arrivarci, giusto Fabi? Perché bisogna sbloccare un po' di roba, sì, non sono immediati. Invece qui, come dice la scatola, senza star a fare tante seghe, montando il pignone opzionale, si superano, perché c'è 80 più, si superano le 80 miglia all'ora, quindi in teoria, sulla carta, dovremmo superare i 128 km all'ora. Usiamo il condizionale perché poi sì, vedremo dal vivo. Lo sappiamo, sicuramente prima la proveremo stock, che si dovrebbe fare 100, con il pignone stock. Ma col pignone stock ho visto che molto serenamente siamo su oltre i 100, 100 sui 100, 103, addirittura anche a 4S con pignone stock, con pignone da lungo raggiunge già velocità ragguardevoli. Di 80, sì, credo. Assolutamente sì. Quindi, auto particolare, come dicevo, è un'auto che va acquistata con il cervello perché è impegnativa sicuramente da guidare, non è un'auto semplice, non è un'auto che si può comprare per avere l'idea di andare in pista a girare, credo, ahimè, poi la proveremo magari tra coni, faremo anche una simulata di guida per vedere come si comporta tra coni, perché io per esempio sono molto molto curioso e dicevo bisogna essere molto chiari con se stessi perché questa è un'auto fondamentalmente che si compra per fare degli spari in diritta, questo è il mio umile pensiero. Adesso andiamo a vederla un attimo da vicino, che è la cosa più bella, e facciamo così. Oh yes! Eccola qua. Che spettacolo! Adesso mi alzo, ve la faccio vedere un pochino meglio. Bravo. Così la vedo anch'io per la prima volta, cioè, ragazzi, ho comprato il modello, lo sto vedendo adesso in diretta con voi. Che è una roba agghiacciante, adesso la butterò anche in terra magari. Ma magari anche magari no. Magari anche no. È una meraviglia. La cosa che subito salta all'occhio è lo spoiler posteriore che arriva da verniciarlo se lo volete verniciare, ma è figo anche così, non so se si vede dal... Che poi la cosa interessante è che questo spoiler, secondo me, con qualsiasi colore ce lo chiocchi è bellissimo. Sì, è vero. Cioè, lo potresti mettere anche pink, che sarebbe carino, nero, sì, che sarebbe bello, bianco sarebbe bello, blu, perché è un colore che sta, qualsiasi colore ci metti, almeno non ci metti un marrone, logicamente. Certo. Stacca con la livrea, con... Ma questa livrea mimetico-geometrica è veramente notevole, eh? È bellissima. Si diceva, Fabri, è un Ford? Allora, sulla carta assomiglia molto a un Ford F100 degli anni 70, assolutamente. Ricordo un po' la macchina che ha perfezionato ora Ken Block, che usava anche suo padre. E quindi c'è anche un video molto famoso che gira. È bellissimo. Io andrei a dare subito una misuratina al modello, che certo, se non sbaglio è 69 di lunghezza. Vi posso garantire che è davvero... bella, davvero, davvero bella grande. Stiamo parlando di un 1:7. Scala 1:7, bravo. È 69 di lunghezza, è 31 di larghezza, e l'altezza ce ne interessa il giusto, però è 20 cm di altezza. Bassa e bassa. Molto belli, saltano subito agli occhi, e fai pure un avvicinamento se lo vuoi fare. Certo. Questi cerchi, che sono una meraviglia. Cerchi a 5 razze. Lucina, sì. Quasi quasi meglio senza, ti dirò. Meglio senza, aspetta. Ok, sì. Questi cerchi che sono bellissimi, con questa scritta in bianco che risalta subito, con l'esagono da 17, come una banalissima auto 1.8. La livrea è fantastica e i colori sono una meraviglia. Sì, come solito anche qui il video non rende giustizia al colore della livrea, sì, effettivamente. Però è veramente figa e Arma quello sicuramente che è riuscita a fare... oltre a farsi spazio a spallate nel mondo del modellismo, perché si scontra soprattutto con Traxxas, ma è riuscita a distinguersi, cioè praticamente se è un'arma la riconosci. Sì, è vero. Può piacere o non piacere, a me personalmente piacciono,
però sicuramente non si può dire che passino inosservati. No. Poi possono non piacere, però sicuramente sta creando un suo stile. Bellissimo l'estrattore dell'aria. Assolutamente. Che poi adesso, dopo, quando togliamo la carrozzeria, lo faremo vedere anche da dietro. Ma anche il posteriore, veramente notevole. Lo spoiler anteriore è veramente cattivo, che se non vado errato, no, è in plastica, è una plastica molto rigida. E poi con la solita scritta arma, don't just bash, blast. È un'auto molto figa, staresti a guardarla anche semplicemente così, perché poi vi ripeto, è un'auto fondamentalmente che la si acquista per andare a vedere se si riesce a superarsi volta a volta. Per esempio, noi faremo lo speed test con il pignone stock, nel posto dove lo faremo deduco che arriveremo a quei 100 all'ora, ma con il pignone da 21, se non mi 21, sbaglio, sì. No, 100... pardon, 27. Ah, ok. 27. E lì credo che i 130 noi non li prenderemo mai, perché non abbiamo lo spazio adeguato. Per allungare, sì, effettivamente diventa impegnativo. E sarà interessante andare anche noi a andare a trovarsi dei posti dove... Diciamo che l'ho preso per, appunto, per questo progetto qui di speed test, perché ci divertiamo, ci piace la velocità, vero boss? Ci eccita la velocità, ci eccita, e quindi abbiamo detto prendiamo, invece che stare a elaborare magari una buggy. Sì, l'idea era prendersi, bravo, racconta un po', racconta sì, un po', l'idea era, perché non facciamo una buggy strafiga, ci mettiamo a fare gli speed test e tutte le volte a cercare di superarsi. Però giustamente Fabri ci ha riflettuto, e essendo in cronologia di acquisti continua, perché sta finendo il suo lotto di auto, e ha detto sì, però ci siamo detti, però se prendiamo una buggy è limitata a fare degli spari in dritta, che poi messa su una mensola non è questa gran figa, anche se è un'auto è prettamente veloce, sicura, che la guidi anche, però non sarà mai bella quanto può essere l'Infraction, sì, o l'X1, che sì, è assolutamente Traxxas, meravigliosa anche l'X1. Siamo andati su questa perché innanzitutto ci piace un capino di più come estetica, perché riporta appunto l'estetica ad un pick-up customizzato ed è più figo, più reale, giusto? Sì, esatto. E poi perché comunque ti resta un'auto veramente stupenda. Diciamo, volevamo perseguire questo progetto degli speed test e in più concederci il lusso di mensolare, vedete anche voi, un bellissimo modello. Quindi adesso andiamo a scoprire l'arcano, togliamo la carrozzeria. La carrozzeria sotto è totalmente nera, ci sono le protezioni per le torrette degli ammortizzatori. E anche sui passaruota. Anche sui passaruota, sì, bravo, bravo, facciamolo vedere, anche sui passaruota, che questa è un'altra roba figa, lo guardavo prima. Vero? Perché struscia la gomma e fondamentalmente, forse, diciamo, qualcosa salviamo. Poi magari uno ci può rimettere un po' di pellicola, sì, costantemente. Ma diciamo che è un punto strategico, via. Sì, perché altrimenti qui si vedrebbe una riga, sì, sicuramente. Potrei anche farlo vedere, ma non ve lo faccio vedere, perché sicuramente anche macchina con questo rigo sotto al passaruota lo abbiamo. Allora, è un'auto appunto scala 1 a 7, con telaio in metallo, e torretta in metallo, varie particolari in metallo, è logicamente tutta regolabile, si può fare camber e convergenza. È molto molto bella. La particolarità ha questo pernio tubo che va dalla torretta anteriore alla torretta posteriore, che adesso mettono tutti i modelli ARMA. È una particolarità di ARMA, serve per i rigidi del telaio e soprattutto sulle macchine off-road per fare salti, praticamente vi salva molto la macchina. Dicevamo, ammortizzatori che sono in alluminio e totalmente regolabili, con la molla molto molto rigida e molto grossa, però vedevo prima che comunque lavorano discretamente sia davanti che dietro, anzi secondo me è molto rigida, e forse in questo caso potremmo provare ad ammorbidire, boh, è una mia idea, poi magari mi sbaglierò. Andando avanti troviamo il case della ricevente, che logicamente è waterproof, il servo, che è un servo in metallo, è l'ADS 15M, un servo da 15 kg, ripeto, in metallo e logicamente waterproof. Ingranaggio troviamo... in metallo, certo. Sì, ingranaggio in metallo e logicamente waterproof. Troviamo la ESC, che se non mi sbaglio è la BLX 180, 185, bravissimo, ovvero 150 ampere di potenza. Poi troviamo il motore, che è logicamente brushless, il BLX da 2050 kW
Poi troviamo i connettori, che dicevamo sono gli EC5, che sono logicamente compatibili con gli EC5, quelli blu. Sono due perché abbiamo due case batteria che si tirano, praticamente si stringono con queste fascette, due, e sono anche belli capienti. Fabrizio, prima di acquistare l'auto, aveva paura perché dalle foto sembravano un po' piccoli, invece no, vedendoli dal vivo mi rendo conto che ci possono forse stare tranquillamente le 6500, sì, che poi sono, guardate, regolabili, facciamo vedere, certo. Sono regolabili, vedete, si vede, sì. Fabri? Sì, assolutamente, potete regolare la misura, e questa è una cosa molto carina. Sì, guarda, anche qui, esatto. Sì. Due pacchi batteria, quindi può andare appunto 2S x 2 o 3S x 2. Continuando a vedere l'auto, troviamo le barre stabilizzatrici. Abbiamo una barra stabilizzatrice posteriore e una barra stabilizzatrice anteriore. Auto logicamente con queste velocità non potrebbe essere altrimenti. L'auto ha tre differenziali: anteriore, centrale e posteriore. La cosa che vedevo dalla scatola prima, e che ho visto anche su internet, che è molto figo, che questa macchina è molto facile da aprire. Anche il differenziale centrale, basta togliere queste quattro viti e le viti che reggono il motore al telaio. Praticamente si sfila il gruppo e togliete semplicemente il case in plastica, questo va sopra, sì. E vi rimane il differenziale in mano e sfilate il motore, è veramente carino. Come anche il differenziale anteriore, per andare a fare la sostituzione del grasso, è molto semplice perché si svita totalmente il bumper e arrivate semplicemente ad agire sul differenziale anteriore, come credo che sia anche togliendo l'estrattore posteriore, arrivate ad agire semplicemente sul differenziale posteriore. E poi una cosa molto comoda che ha fatto Arma, attraverso queste due viti e questa rotaia, uno fa il cambio del pignone in maniera velocissima. Basta allentare, si sfilano. Io l'ho fatto al Craton, ho cambiato il pignone e ci si mette di più a fare l'accoppiamento che a cambiare il pignone. Bravo, è molto figo. Adesso facciamolo vedere sotto un attimino. Molto bello. Telaio, logicamente, lo abbiamo detto, è in metallo, spesso 3 mm se non vado errato, e la prima parte è plastica, come potete vedere o sentire, e invece questa parte centrale è in metallo, che va verso l'estrattore, che anch'esso è in plastica. Le ruote sono delle ruote, ahimè, credo di misura 1.8. Potremmo anche farla vedere, Fabri, se vuoi, là dietro di te. Certo. Metti un attimo in pausa, ci andiamo. Come dicevamo, appunto, possiamo montarci delle GRP 1.8, in questo caso le potete anche vedere. Io sarei anche molto curioso, tra l'altro. Sì, lo faremo sicuramente, perché quello che è sicuro è che queste gomme qua hanno un grip superiore rispetto a questo qui. Basta toccarle e si percepisce. Onestamente, a dito non mi danno questa gran bella sensazione, perché sono molto molto dure e anche un po' impenetrabili, non lo so perché, hanno una consistenza molto rigida, perché ho visto che anche l'auto drifta molto, quindi Si è visto che molti, la prima cosa che fanno, cambiano, dai video che si vedono sul tubo, molti cambiano le gomme. Queste GRP sono ovviamente gomme da gara. Credo sì, che le gomme siano una cosa da starci molto attenti, e come anche nella guida, nello sparo in dritta, che tanto ci fate quello, noi sicuramente ci faremo quello. Poi la proveremo anche tra i coni, l'ho detto prima, perché è interessante vedere come si comporta un'auto così, come è stato fatto anche con la Traxxas XO1, però credo che comunque in una prestazione del genere a 130 all'ora, quando si arriva a staccare, bisogna essere molto cauti, certo. E credo forse bisognerà anche vedere un attimino come si comporta e agire di idraulica, perché forse magari si va a migliorare il comportamento appunto in staccata, che non chiodi subito, che non sia troppo rigido e vada subito ad agire sulla gomma, ma vada un attimino ad agire prima di idraulica e poi a scaricare sulla gomma, così che sia, diciamo, un atterraggio un pochino migliore. Certo. Niente, cos'altro da dire? Non lo so, è stupenda, è bellissima, rimettiamola. Gli richioccherei sopra, sì, la sua carrozza per vederla in tutto il suo splendore. È tutta coscinettata, che ve lo dico a fare, waterproof, lo abbiamo detto, non so cosa stiamo dimenticando, il bumper anteriore in plastica, in materiale morbido, adesso non mi viene, oddio santo che materiale è, gomma piuma rigida, giusto? Sì. Per un eventuale urto anteriore, che ahimè speriamo. Ci auguriamo di non fare. Ci auguriamo di non fare, il telaio sotto l'abbiamo fatto vedere, i cerchi sono altrettanto fighi. Torrette, appunto, anche sì, queste. Bello, sono quelle che non serve per non far spaccare la carrozzeria.
arma piena di piccoli accorgimenti, no, che denotano video, una certa cura. Dicevamo all'inizio del video, le classiche clip che sono praticamente sorrette da questo gommino attaccate alla carrozzeria, che è molto tempo comodo, zero. Molto comodo. Gli skid superiori mai si ribaltasse per proteggere il cielo. Lo abbiamo detto prima, è un'auto che a me fa arma, quello che è riuscito a fare è mettersi in mostra e creare una loro identità, e questa è una cosa molto interessante. E oltre sì, vorrei dire che è l'unica casa modellistica del modellismo di oggi che riesce a tenere testa alla grande, alla mamma Traxxas, perché poi davvero c'è veramente poco sugli RTR, perché per esempio l'Osi è un'auto più di concezione Corsaiola o professionale. Professionale. Poi ci sono anche degli RTR molto validi, come per esempio noi abbiamo l'Osi LSF, che, allacciandomi a questo discorso, adesso vi facciamo vedere cosa la radio. Ok, dicevamo della radio, la facciamo vedere. Questa è un'altra cosa molto interessante. Perché? Perché abbiamo una Spectrum sì, ma non abbiamo la STX2, che è la radio che troviamo sugli altri modelli di norma Arma. Per esempio sul Kraton noi abbiamo trovato questa radio e l'abbiamo cambiata subito. Terrificante, veramente. Senton uguale, è deprimente, perché è una radio che ha poco segnale, ma più che altro, anzi, cioè a noi ci ha dato anche problemi, vero Fabio, di segnale. Assolutamente sì. Tutti e due i modelli, ma più che altro non si ha un feeling ottimo quando si guida l'auto. Terribile. Questa radio qua la conosciamo molto bene perché, appunto, come dicevamo prima, abbiamo il Losi LST 3X, XLE, e ha questa radio qua, e questa radio qua è uno spettacolo, perché ha un buon segnale, io non l'ho mai perso, e più che altro si ha un feeling, una percezione di guida veramente alta, ai livelli di RTR che si potrebbe sicuramente paragonare a una TQI della Traxxas, proprio si ha veramente una gran bella sensazione a guidarla. Poi può garbare come meno, è abbastanza cicciottella, ingombrante, però si tiene plasticosa bene, anche un lei po' più fredda, anche lei plasticosa, per l'amor di Dio, però non c'è una plastica più morbida sul volantino. Lo stick però è buono e ha la particolarità che si può settare la ESC al 50, al 75 e al 100%, così ve la potete giocare un attimino se siete a 6S e magari volete guidare invece di fare solamente lo sparo, mettete il manettino al 70% e sicuramente avrete una percezione, una sicurezza di guida sicuramente maggiore. Avete dalla radio il sistema AVC, che praticamente è una specie di controllo di stabilità dell'auto, che lo potete serenamente regolare. Io personalmente, eccolo qua, c'è la sua rotellina da grande a piccolo, c'è una serie di dentini che partono da piccolo a andare al grande. Io, questo ripeto, è altamente soggettivo, ognuno faccia come crede, per carità, lo tengo sempre a zero, come anche Fabri, noi lo teniamo sempre a zero. Sì. Anche con la radio, con il multifunction Traxxas, noi lo teniamo sempre a zero, perché praticamente, perlomeno a me, mi dà una sensazione di, che quasi ti disturbo, non capisco perché sia stato ideato, non sì. mi sono mai interessato, sì. e anzi io non sono troppo per questi controlli, amo più controllarla io e preferisco che mi dia dei feedback e sia io a ragionare con loro e non che ci pensi semplicemente una centralina o comunque che ci provi, perché secondo me ci prova e basta. Certo. Comunque la radio è veramente interessante. E non si capisce perché, scusami Lorenzo, certo. non si capisce perché non arrivino a metterla su tutti i modelli, perché c'è da segnalare che non è su tutti i modelli. Non è su tutti i modelli. È su questo, è sul nuovo Kraton 158S, credo, non sono sicuro, sul Moavi, e invece sull'altra c'è, sulla maggior parte degli altri modelli c'è appunto la STX2, che è terrificante. Dovrebbero secondo me arrivare a mettere come radio entry level per un modello RTR questa radio. Usare questa radio, perché non capisco cosa cavolo di costi, perché comunque ci fanno delle figure pessime, invece il modello è eccezionale. Questo non è giusto, perché comunque arriva a un'auto ahimè, spendi 600 euro, l'ho detto in vari unboxing che abbiamo fatto o prove che abbiamo fatto, spendi 600 euro, ti arriva una macchina del genere e comunque sei magari anche un po' neofita, ne hai prese una e ti dà problemi in quella maniera, ti passa la voglia di fare modellismo. E questo Vero. Non è giusto e non dà neanche
Ma non rende giustizia al non modello. Rende giustizia al modello. Perché hai un feeling completamente diverso. Noi abbiamo montato semplicemente, adesso non so se ce l'ho qua, la GT3C che è una radio praticamente, la Sky Fly Sky, che è una radio cinese da 50 euro, il modello fa da così a così. Sì. Pensate se ci mettete una Futaba o una Samba o qualsiasi una GoPro, qualsiasi altra radio, cioè migliorate, ma perché non mettere su tutti i modelli Arma? Questo davvero no, penso c'è più. Facciamo un appello, Arma. Stavo dicendo quello, c'è il fior fior di youtuber che lo dicono e credo che il messaggio gli sia arrivato e spero gli arrivi da noi finalmente nel nostro piccolo, però lo diciamo con forza perché comunque dovrebbe essere una cosa che da migliorare, insomma, poi per il resto Arma è veramente seria. A questo punto io credo non ci siano grandi cose da dire in più, vi chiediamo di restare là perché sicuramente la proveremo in tutte le forme possibili, partiremo con lo speed test stock, quindi con il pignone stock, poi monteremo il pignone opzionale e da lì andremo si vedrà. A vedere di trovare qualche posto perché sarà stimolativo proprio anche questo per noi, perché dovremo cambiare location, quindi significa prendere l'auto, metterla in bavoliera o anzi meglio nei sedili posteriori, certo, e andare a trovarsi un posticino più serio per fare lo speed test. Siamo della zona Valdarno, provincia di Firenze, accettiamo consigli se ne avete per dove andare a fare gli speed test con questo mostro. Con questo mostro vi chiediamo di cliccare like, condividere il video nei vostri social se vi è di piacere, se vi è piaciuto il video, e quindi a questo punto vi saluto, vi chiedo di restare là perché passerà poco tempo e la proviamo subito, e un salutone da me RC RC Passione Motori, da questa bellissima auto che io starò qua un altro 5-10 minuti, anzi gliela rubo proprio, me la porto su in casa e ci dormo stanotte, e dal carissimo mio socio collaboratore che fratello che stimo tantissimo e che ringrazio in maniera plateale. Grazie come a te. Al solito Fabrizio che è dietro la fotocamera, e al prossimo video un salutone, ciao ragazzi, ci vediamo bene.